Benvenuti. Le parole che ho usato in questa storia sono porto, cosci, mosse, mossa. Due scelte. Due bicchieri di porto sul tavolo. Due persone sotto il tavolo. Sbigottite e spaventate, senza mossa alcuna. A causa del tavolo non potevano vedere più in alto del livello delle cosce della belva che sembrava qualcosa da un passato lontano, forse dell'epoca dei dinosauri. Un vero mostro. Non sapevano cosa fare. Un piano sarebbe stato buono, ma senza parlare? Non volevano dire niente, nemmeno un sussurro. La casa era in campagna, un luogo isolato, solo campi nei dintorni. Mancava cose come internet e un segnale telefonico chiaro. Non c'era nessun modo di chiedere aiuto. Non c'era nessun modo di avvertire il mondo. Un rifugio completo dalla vita tecnologica. Nessuno sapeva dove fossero. È stata una vacanza a sorpresa da un marito alla moglie. Ma non questo tipo di sorpresa. Un sogno, ma ora un incubo. Il marito ha puntato una mano tremante alla casa, almeno 20 metri indietro. E ha fatto un segnale per correre con le dita. Due semplici mosse. Alzarsi e muoversi. Un rischio enorme. Il mostro ha iniziato a girarsi verso il tavolo, annusando fortemente. Due scelte. Vivere. O morire. La coppia ha cominciato a correre. Il mostro, dopo aver abbaiato al cielo, li ha seguito. Il marito ha raggiunto la casa per primo e ha aperto la porta. Però lì, fissandolo con occhi minacciosi, c'era un altro. Due mostri. Nient'altro da fare. È tutto per oggi. Alla prossima.